Allora, Bikini, ammazza, microfono partiamo vicino a te, subito. così. Quindi devo abbassare la voce? No, no, quello devi farlo No, di vabbè. volta. Ala, come state? Io non mi sono No, persa tutta la conversazione iniziale. cose tra uomini. Parlava di Sì, non sono la Marvel. stessa. Abbiamo parlato di cose tra Esatto, cinesi e capi che vengono lavati subito, proprio cose che non hai idea. abbiamo trattato un attimino la struttura asiatica, come siano magari più appunto la loro struttura ossea, la loro pelle, che comunque secondo Ludo e Aidem, anche secondo me, sono degli ottimi atleti, Sì, molto molto belli atleti, forse con un bel sono più i potenziale. maschi che le femmine. Allora, Sì, le Bikini. donne un Allora, po' meno. innanzitutto ci Innanzitutto tengo prendiamole. a dire una cosa, che siamo tutti Vai, vai. molto felici di questa inversione di tendenza rispetto allo scorso anno, no? Quantomeno dal Allora, punto di base, sì, di base sì, perché almeno insomma si va a smussare un pochino quello che sulle preparazioni delle bikini che stavano andando un po' troppo oltre, secondo me, sì. in alcuni casi. Assolutamente, quindi sì, da una parte siamo molto contenti, poi tra l'altro quello che dicevamo nel podcast che abbiamo già fatto dedicato a questa categoria, comunque abbiamo espresso il nostro disappunto circa le preparazioni troppo estreme per una categoria che dovrebbe essere comunque femminile e dovrebbe essere un inno alla bellezza, no? E quindi Esatto. tutto quell'approccio andava proprio a contrastare con quello che in realtà dovrebbe essere richiesto dalla categoria. Adesso sicuramente meglio, dovremo sicuramente andare a affrontare, secondo me, anche atleta per atleta, perché rispetto allo scorso anno devo dire che hanno tutte cercato di portare una condizione nuova, Allora, vi chiedo no? subito una cosa. La prima cosa che risalta è la Pesini, che è stata proprio buttata fuori. Quindi che cosa dici? Esatto. Allora, secondo me la Pessina è stata messa fuori per un semplice motivo. Allora, del fatto di chi dice che non sia arrivata in forma, può darsi che non sia arrivata con la stessa forma portata l'anno scorso, e questo lo condivido, ma non è che fosse fuori forma, era l'unica che nella camminata verso il retropalco, diciamo, la Esatto. parte appunto dietro al palco, era l'unica che veramente il gluteo rimaneva lì e lì, cioè quando lei camminava il gluteo rimaneva fermo. Cioè, vuol dire che proprio veramente c'è una qualità muscolare altissima. Lei ha proprio di suo, e non ha mai avuto neanche l'anno scorso quando ha vinto l'Olimpia, perché comunque lei era reduce della vittoria l'anno scorso, che comunque non ha mai avuto quello stacco gluteo femorale tanto tanto marcato come magari può avere di più una Teixeira piuttosto che una Jennifer Dory, che dopo andremo a vedere nello specifico. Secondo me è stata messa fuori per il semplice motivo che è andata un pelino oltre quello che sono i volumi richiesti nelle bikini, quindi un pochino troppo volume sul quadricipite, sul gluteo, un X-frame magari troppo esagerato, tra virgolette esagerato. A me piace tantissimo perché Sì, io la Pessini la linea considero netta. un'atleta assurda, esatto. Io quando l'ho vista proprio nella sua T-Walk ho detto, cazzo ragazzi, anche quest'anno è dura batterla. Poi vedendola di fianco alle altre, insomma, vedendo l'onda che stavano prendendo, ho detto aia, qua. Poi continuavano a lasciarla sempre all'esterno, perché per chi non lo sa, quando vengono appunto richiamate davanti le bikini o comunque gli atleti per i confronti, come in questo caso, vedete che in mezzo c'è Christian Bumstead, vabbè, okay, comunque chi sta Ludo in sta mezzo di cercando le solito sulle bikini. prime posizioni. No, vai, dai, tranquillo. Puoi Chi lasciarlo sta in mezzo di sulla pista solito. poi, eh. Cioè, non è un problema. Ci scommettevo che lo dicevi, ci Eccole, eccole, scommettevo. eccole. Vediamo se fanno i Ecco, compagni con te. comunque chi sta in mezzo di solito viene presa come esempio, tra virgolette, per confrontare le altre, ma chi sta in mezzo di solito ricopre le prime posizioni. Più si va verso l'esterno sul line-up, più si va appunto indietro nella classifica. Quindi se sono 5, di solito quella al centro è prima, quella alla sua destra o alla sua sinistra sono o seconda o terza, e quelle ancora più esterne o quarta e quinta. La Pessina in quel caso erano in 6 e la Pessina era sempre stata tenuta a lato. Lasciala, lasciala. Non è mai stata richiamata in mezzo come invece hanno fatto con le altre, e quindi lì si capiva che sarebbe stata messa Sì. dietro o addirittura appunto fuori. E per lei è stata proprio una secchiata d'acqua gelata in faccia, perché si vedeva che durante i confronti era proprio destabilizzata. E ovviamente, allora, io devo essere sincera, me lo aspettavo.
Anche se le foto che vengono postate su Instagram comunque non sono poi così attendibili, no? Perché ricordiamoci che le gare si fanno sul palco e non sui social. Però io lo dicevo che la vedevo troppa, vedevo che era troppo preparata. E purtroppo i fatti hanno parlato. Ecco, io non ho assolutamente niente contro l'atleta, credo che sia un'atleta fantastica. E credo che comunque avrebbe tanto da dire come bikini, perché si parla già di salto di categoria, di farle fare wellness e quant'altro. Io obiettivamente non vedo ad oggi una maturità da wellness, perché da magari il potenziale c'è, però io credo che meno preparata comunque potrebbe restare tranquillamente in questa categoria. Voi che cosa ne pensate? Posso stesso mio, stesso tuo identico pensiero, uguale. Ma infatti, raga, fateci caso. Allora, l'Olimpia quest'anno è stata una gara un po' anomala, nel senso, noi eravamo i primi a dire che comunque avrebbe dettato gli standard per il futuro. C'è da dire una cosa, che però l'Olimpia è una gara a sé, cioè io non sarei troppo fiducioso nel vedere in Europa gli stessi standard dell'Olimpia. Questo lo dicevano anche la stessa Francesca Stoico e anche le altre pro americane della serie, ragazzi. Non aspettate che una come la Gianni vinca anche in Europa, scordatevelo. Ma questo lo diceva anche Vianello, che è capogiuria italiano, in alcuni recenti podcast. Quindi occhio, perché è stato un Olimpia un po' anomalo. Infatti, lo stesso Vianello diceva appunto: considerate un Olimpia un po' falsato dal Covid. Ecco, non è una cavolata, perché un Olimpia è un po' anomalo. Per quanto riguarda la Pesini, vi dico la mia. Il concetto è questo, secondo me. Allora, dato che quest'anno, come avete fatto caso, non c'è stata la categoria wellness all'Olimpia, dato che l'anno prossimo ci sarà, loro, secondo me, vogliono creare appunto questo spartiacque tra le bikini e le wellness. Di conseguenza, vogliono lanciare questo segnale delle bikini più ridimensionate, perché per loro, secondo me, se una ha un blocco inferiore dominante, quindi gluteo e cosce grosse, va nella wellness. L'Elisa, secondo me, ma come la Francesca Stoico, hanno pagato tremendamente questa cosa, quindi di essere cosce e glutei dominanti. Solo il discorso qual era? Che mentre una Francesca Stoico, essendo italiana, ha poco peso politico e di conseguenza ha fatto ultima, un'Elisa Pesini, che era Miss Olimpia in carica, ha avuto la grazia di fare sesta, perché altrimenti, per quanto mi riguarda, andava messa fuori dalle 10. Quindi diciamo che il peso politico di essere la campionessa in carica l'ha salvata. Poi c'è da dire un'altra cosa. All'Olimpia, comunque, rispetto alle gare che fanno comunque a livello pro in Europa, ma anche in America, le gare di qualifica, la gara si divide in due, quindi pre-judging e final. Alle final, poi mi direte anche la vostra, dato che abbiamo visto la diretta insieme, nonostante la qualità elevata dell'alta definizione della diretta, erano scandalosamente fuori forma tutte, tranne la Pesini. Infatti noi ci siamo un po' meravigliati, soprattutto nelle pose di back. Non c'era un gluteo decente, cioè addirittura erano veramente morbide, molto morbide, ma non solo quando, come diceva Marco, si camminava, ma anche da ferme. La Pesini era l'unica di marmo, nonostante non fosse tirata, nonostante non avesse un gluteo femorale accentuato come quello dell'anno scorso, ma comunque era quella che sia in posa statica che in movimento non si muoveva. E questo fatto anche, secondo me, meritava di più. Mentre nelle final, paradossalmente, tutte si sono molto compattate, ma questo vale anche per tutte le categorie, anche degli Open. Le bikini alle final erano irriconoscibili, in meglio, cioè di Meglio. schiena tutte più compatte, tutte meno acquose, e quindi è stata una gara molto particolare. Però ecco, secondo me, proprio per distinguere appunto le bikini per il futuro dalle wellness, è stato dato questo segnale forte. C'è da dire che comunque io almeno ho apprezzato, perché i giudici, passatemi il termine, hanno avuto veramente i coglioni, il coraggio di dare un freno secco. Non ci dimentichiamo che hanno messo secondo anche nei Men Physique un Edmonds in grandissima forma, quindi, perché anche nei Men Physique, che dopo parleremo, si sono affermati nuovi criteri. Quindi per una volta i giudici hanno avuto il coraggio di detronizzare ben due campioni in carica in Hanno scelto un'Olimpia. di far chiarezza anche perché, come hai detto tu, è una gara poi a sé, però è anche un punto di riferimento per tutti gli atleti del mondo che comunque. Esatto. Di sicuro, appunto, hanno detto: ragazze, datevi una calmata, quindi la bikini deve essere più o meno così. Noi, per l'amor di Dio, siamo molto contenti, perché comunque la bikini, come hai detto tu, Giorgia, deve essere bella, la bellezza suprema, quindi
le prime sono veramente delle stupende ragazze, c'è il livello di viso, quindi il segnale va, ragazze non deturpate con la farmacologia il viso, quindi la bellezza, e soprattutto a livello di blocco inferiore ridimensionate rispetto alle wellness. Ecco perché anche io non vedo la Pesini in una futura wellness come la Giorgia, ma perché è molto longilinea, molto femminile, le wellness in Pro League sono veramente grosse, quindi diciamo che come la penso come te Giorgia quando dici che basterebbe ridimensionare il lower per essere ancora una volta a tornare in vetta, perché io non la vedo fuori dai giochi a Pesini. Bravissimo, mi trovi perfettamente d'accordo. Infatti un altro aspetto che volevo, su cui volevo un attimo calcare la mano, è questo. Sì, quindi hanno premiato la bellezza e hanno sicuramente scelto un atleta che comunque gareggia da tanti anni, l'abbiamo vista all'Olimpia da tanti anni, comunque sia, si era già fatta valere l'anno scorso con l'Arnold e tutto. Io non lo so se, oltre ovviamente avranno fatto tutte le loro valutazioni tecniche, però non vorrei che ci fosse un po' di politica dietro, perché ok ridimensionare, lei comunque è molto famosa, diciamo che una vittoria ci stava bene per la Genet. A mio modestissimo parere, che è un parere anche personale, comunque legato a una mia preferenza, insomma a un mio gusto, che ci può stare, no? Ognuno di noi ce l'ha, io la trovo veramente esile, veramente poco muscolare, e quindi sì, sicuramente è una ragazza bellissima, sicuramente fa il suo come atleta, però io obiettivamente non la vedevo come una... come un primo posto. Ma infatti Giorgia, guarda, io sai come la vedo esattamente come te, aggiungerei che secondo me è stato un premio al servizio, sì, come lo dico io. Cioè, comunque la Janet è migliorata rispetto agli altri anni, eh? Questo c'è da dirlo, ha messo leggermente in più, ma non era comunque da campionessa per me. Anche perché dimentichiamo che aveva dietro una Jennifer che era qualcosa bella in un modo imbarazzante e più completa nel lower, e anche un'Etila, pensa che la mia classifica era prima la Jennifer Dory, secondo l'Etila e terza la Janet, perché comunque manca un pezzo importante che è il lower, quindi sai, anche lì, secondo me loro hanno anche premiato appunto i tanti anni che la Janet è sulla cresta dell'onda della serie, diamoglielo quest'anno, ok? Io non l'avrei messa neanche terza, io l'avrei messa quarta. Esatto. Sì, diciamo la Chapados secondo me meritava anche un pochino di più, però ma anche la Texeira. Ma anche la, esatto, Texeira, avrei messo terza, esatto, la Texeira. Esatto, però a livello di peso politico anche lì poi c'è da dire una cosa, tornando al discorso di prima dell'Olimpia tra virgolette versione Covid, comunque c'era meno business quest'anno, eh? Cioè, c'è da dire anche che un'organizzazione grossa come l'Olimpia, questo ovviamente il pubblico delle volte, sai, parlare è facile da casa per il pubblico, però dovete sapere ragazzi che comunque ci sono dei milioni che girano dietro al Mister Olimpia tra contratti di sponsorizzazione, atleti e tutto, e di conseguenza non ci sarebbe nulla di male se anche l'organizzazione avesse cercato di recuperare dei soldi, perché no, da contratti di sponsorizzazione legati agli atleti, e di conseguenza la Janet, io ho controllato di persona, è quella più sponsorizzata di tutte, ha una quantità mostruosa di follower, sponsor anche molto influenti. E perché no, ragazzi? Secondo me loro hanno fatto un discorso della serie, il divario non è talmente grande da dire ok, quindi essendo lì che se la battevano è la più famosa, così ci può stare un primo posto. Ecco lì, se io la vedo così come una scelta politica, io lo vedo apertamente come una scelta politica. Bene, però anche perché se già noti adesso un'Etila, è comunque una Janet riccia, della, prendete con le pinze quello che dico, cioè essendo molto lunghe entrambe di busto, però più gluteo, a sto punto io mettevo prima l'Etila, perché anche lei è tremendamente bella, sì, di back, un po' più piena, cioè la Jennifer Dory, ok, ci poteva stare un terzo, ma perché era più bassa, se volevo metterla proprio sull'altezza, sì, ma prima per me la Janet è stato un regalo troppo generoso, bravissima, soprattutto per il lui, sì, troppo. Sì, sì, credo proprio che non può restare lì, ecco non, obiettivamente non vedo un secondo anno di fila in cui lei vince l'Olimpia, proprio non... Ma migliorata, perché rispetto all'anno scorso secondo me anche il lower, anche il gluteo era più diviso dal bicipite femorale, certo, aveva comunque più condizione, l'unica cosa che veramente sopra è tanto tanto esile, quello che dicevo anche prima Giuseppe, che condivido anch'io, è il fatto che
L'Olimpia è una gara a sé ed è stata condizionata tantissimo anche appunto da questa questione del Covid, perché come è stato condizionato tutto il mondo, idem anche il mondo delle gare. L'unica cosa appunto risulta tanto tanto esile, quindi va bene far passare il messaggio, ragazzi, non dovete estremizzare, però secondo me proprio sponsorizzare un atleta che è, io non dico che non ha muscoli, perché per carità, però in confronto alle altre atlete magari ha meno forme, bisogna vedere se è una cosa che poi porteranno avanti sia negli USA e idem in Europa, perché ho visto tantissime gare in Europa che invece di essere premiate sono ragazze molto molto condizionate, e qua non si parla di 2-3 anni fa, si parla di 1-2 mesi fa. La stessa Francesca Stoico ha vinto il San Marino Pro 2 settimane anche fa, anche Romania. Beh, sì, neanche, sì, no, scusate, un mese fa più o meno ha vinto. Eppure il timore infatti è questo, no, della serie aspetta un attimo, ma adesso siamo tornati a prima dell'Angelica, perché ricordiamoci che Angelica Teixeira, che ha vinto l'Olimpia per 2 anni di fila, in un qualche modo ha sancito una sorta di spartiacque tra la bikini come la conoscevamo prima di lei e l'evoluzione, perché poi infatti dopo di lei ricordiamoci che ha vinto Isa Pecini. Io vedo, no, che c'è stata questa evoluzione. Adesso con la Genet c'è il rischio, no, che magari vengano richiesti quei canoni iniziali in cui il gluteo deve essere pieno ma non troppo, ovviamente non striato, e le gambe di base magre. Però ecco, io spero, ma facci caso, ma facci caso, anche giustamente come hai detto te, la bikini nasce comunque anche il gluteo, ragazzi, ok, non deve essere da wellness, ma deve essere un signor gluteo. Certo. Cioè, qua stiamo parlando di una Janet che, per quanto mi riguarda, non è un gluteo che io non piazzerei neanche in un regional, occhio, stiamo parlando di, non ho paura a dirlo, perché io ho visto delle amateur notevolmente più forti di back della Janet, e se tu vedi adesso come sta sfilando la Jennifer, per me era apertamente prima come completezza di un prodotto sul palco. Bello. È impeccabile, guardate il gluteo, è incredibile, e pensare che lei abbia fatto seconda dietro a un gluteo come la Jung, che io non metto neanche tra i regional, c'è qualcosa che non va, capisci? Cioè, ripeto, mi metto di prima un'Etila, ok, ha il gluteo più rotondo, non all'altezza della Jennifer, perché anche l'Etila ha delle pecche nel back un po' morbida, impastata, prendetelo, ripeto, con le pinze, in passata per me intendo non troppo staccato, non troppo rotondo, un poco conformato, ecco, come gluteo. Diciamo che sia la Jung che le tirano un gluteo ancora acerbo, come si suol dire, cioè non ha... Ma magari è proprio anche la conformazione fisica che hanno loro, è proprio l'attaccatura, l'origine inserzione, la larghezza dei fianchi, cioè... Certo, hanno dei glutei molto lunghi, c'è da dirlo, come la Pesina, hanno dei glutei molto lunghi, mentre la Jennifer ce l'ha più compatto, che però sai, stiamo parlando, vedi Marco, anche sì, di preparazione, ma anche di caratteristiche genetiche, occhio, cioè stiamo parlando dell'Olimpia, dove se tu non hai quella caratteristica genetica, è giusto che tu vada fuori, ecco perché non mi spiego la Janet lì davanti. Bisogna vedere anche proprio approccio all'allenamento, cioè dall'allenamento, all'alimentazione, vuol dire cose. Esatto. Cioè, secondo me, io se dovessi vedere così, poi, ripeto, passate con le pinze tutto, però un gluteo di una Pessini, piuttosto che di una Dori, va benissimo, magari dote genetiche e tutto, però mi sembra un gluteo molto molto più allenato, con magari un gluteo della Janet, per farvi capire, quindi anche l'approccio allenante proprio in modo diverso, oppure può essere stato solo una questione di struttura fisica e basta, però così a occhio mi dà quell'idea lì. Ma infatti vedi, Giorgia, anche te, il rischio qual è? Che passino dei messaggi un po' sbagliati, nel senso che le vogliamo ridimensionate, ma non vorrei, anzi non deve arrivare il messaggio alle ragazze in Europa che la bikini non deve allenarsi. Occhio, perché la bikini deve essere stupenda, splendida, ma il culo se lo deve fare in palestra, ma in tutti i sensi, sia come sforzo che come muscolo, perché se passa il messaggio del basta una modella leggermente un po' più muscolare, gran bellezza di muscolo, non è quella la bikini. Occhio ragazzi, cioè la bikini deve essere allenata tremendamente bene, anche dosando il lavoro con il coach, ma deve avere comunque un gluteo impeccabile, non strabordante. Ecco, il messaggio chiaro è quello. Il lower non deve strabordare, ma il gluteo deve essere degno di un palco, non di una piscina. Come la Jennifer Dori. Un'altra cosa, esatto, ragazzi, per me che rispetto al periodo Teixeira e poi Pesini, un altro discorso riguarda l'altezza delle atlete, perché hanno
le prime tre, ragazzi, sono atlete che gli danno una spanna rispetto a, alla Pesini. Esatto, un po' meno la Jennifer, però ecco perché io, vedi, se proprio volevano farla sporca, tra virgolette, avrei preferito un'Etila e una Pesini, e una, scusa, una Janet, perché erano altre uguali. Se proprio vogliamo metterla sul nanismo, mettiamola così, mettevi la povera Jennifer, la piccolina terza, però almeno mettevi Etila prima, capito? Se proprio volevi mettere in virtù delle politiche la Janet là davanti, ma mettere la Janet lì davanti senza un pezzo, tra virgolette, mi sembra un attimino un po' un sacrilegio. Cioè, loro devono introdurre adesso la categoria wellness, quindi tu c'hai i bikini figure che stanno qua, le wellness in mezzo. Discorso secondo me è che hanno voluto dare l'idea che per inserirle in mezzo non fanno spazio in questa maniera, ma fanno spazio in questa maniera, ossia bikini tutto di qua, perché vogliono, logicamente loro sanno che il trend, e sarà sempre così, il trend è che anno dopo anno gli atleti saranno più tirati e più muscolari, in maniera proporzionale, però in ogni categoria sarà sempre così. Quindi è come se volessero, diciamo, riprendere la rincorsa un pochetto per avere più margine nei prossimi anni, probabilmente anche certo. Quello. Guarda, il banco di prova sarà l'Europa, le gare a marzo in Europa apriranno proprio il futuro. Io ripeto, non vedo delle future la Jung in Europa, quello è sicuro. Però... ma lo spero, perché altrimenti mi metto una parrucca e gareggio io. Ragazzi, ci siamo ritrovati, no? Ci siamo ritrovati nel podcast precedente in cui parlavamo della categoria a comunque condannare il fatto che c'era un inno alle preparazioni importanti anche da un punto di vista di supporto farmacologico per una categoria che eccetera eccetera. Adesso stiamo dicendo il contrario, stiamo dicendo che questa è troppo magra. Per me non è proprio il contrario, lì si parlava magari nell'altro podcast proprio di una questione di avere le vene sulle gambe, sì, piuttosto sì, che avere le vene ovunque, avere un mascellone che manco quello rich di Beautiful là. Cioè, lì proprio si parla di un'estremizzazione, però se voi guardate una Jennifer Dory, che è quella che secondo me poteva meritare di più dal punto di vista fisico-muscolare, era il giusto connubio tra tiraggio, femminilità e muscolarità. Allora lì sì, è lì ci sta, non aveva vene sui bicipiti femorali, non aveva vene sui polpacci, quello no, quello è da demonizzare. Infatti io spero che questo messaggio dato all'Olimpia, pur essendo una gara, come vi ho detto prima, a sé stante, eccetera, però che faccia capire alle ragazze che non devono estremizzare, non devono avere tiraggi da figure, perché le figure allora sono già una categoria più estrema, che allora può permettere alle ragazze di arrivare a una certa condizione, la bikini no. Quindi no alle vene, no alle striature sui glutei, perché quando una bikini cammina e le si vedono le striature sui glutei, vuol dire che lì sono andati veramente oltre. Alla Jennifer Dory non si vedevano le striature sui glutei, ma aveva un giusto connubio. Quindi quello che dovete capire è che non è che stiamo facendo retromarcia quello che abbiamo detto al podcast, ma il giusto è una via di mezzo, cioè non demuscolarizzate, non estremizzate, nel mezzo. Intendevo dire che le vincitrici comunque sono talmente contrastanti tra di loro, quella del precedente Olimpia che quella di questo Olimpia, che vuoi non vuoi ci trovano qui a dire vabbè, ma non poteva essere una via di mezzo? Esatto. Sì. Ma vedi, ma loro fondamentalmente, ma anche con la Janet fa parte del prototipo che loro vogliono mandare come segnale, quindi ridimensionate, solo che hanno cannato il punteggio, secondo me è molto semplice. Anche a me, guarda, piace la Janet, è una cara ragazza, cioè, però è brava per accarezzare i koala, cioè, per come dico io, cioè, fondamentalmente, ragazzi, nel senso, è dolcissima, è bella, però cioè, se mi mettevano una Jennifer, ma anche un'Etila, che è altrettanto bella, ma ripeto, l'Olimpia è una gara anche di completezza, perché se un Big Ramy non ha un muscolo carente, un Hendrickson non ha un muscolo carente, non mi puoi mettere prima una bikini senza glutei. Cioè, questo è molto semplice come messaggio che chiunque potrebbe capire, però ripeto, nulla contro la Janet, che fa parte di una bikini femminile e non alterata dai farmaci, come noi stiamo spingendo e come la Pro League sta spingendo quest'anno, solo che, ripeto, io non l'avrei messa prima per mancanza del muscolo che rende tale una bikini. Cioè, una bikini in centro, anche con i jeans, devi fermarti a guardarla, altrimenti per me non è una bikini. La Janet la guardo, se ci parlo, appena si gira non mi volto, cioè, a capire, perché se non c'è niente non mi volto. Dirlo però, Qua l'ha detto, poi voglio vedere dal vivo se fa veramente così, Ma dal vivo? No. Ma invece, ragazzi, per quanto riguarda il posing, ecco, avete notato qualcosa? Ma perché, Giorgia, mi devi lanciare la palla tra i piedi? Sfogati, sfogati.
Io adesso, sapendo che parla solo Giuseppe, vado in bagno a mangiare, vado anche a fare la spesa. Se mi porti fuori anche i cani, per favore. Perché... No. Arrivo lì, faccio tempo a prendere l'aereo, arrivo a portarti fuori anche i cani, mi sa già. No, raga. No, proverò a essere veramente rapidissimo. Allora, analizzando la classifica, comunque, la cosa che, di cui ne avevamo sempre parlato è proprio questa differenza tra le atlete. Cioè, io divido a questo Olimpia due tipi di posatrici. Quelle che si sono evolute negli anni, che sono anche le top, quindi una stessa Janet, una Jennifer, un'Etila e poi appunto un'Elisa Pesini, e poi altre atlete che invece diciamo sono rimaste arretrate col posing a quello di diversi anni fa, e tra queste metto appunto una Ashley classificata settima e appunto un'Angelica che secondo me ha nel posing uno dei suoi punti carenti. Ma perché? Mentre diversi anni fa era molto apprezzato un posing molto saltellante, molto, come dico io, da cheerleader, molto che ostentava, molto basato sui movimenti e meno sul fisico, ma perché? Perché anni fa, appunto, come dicevamo, il fisico della bikini era meno strutturato, ok? Meno statuario. Di conseguenza si giocava molto sui movimenti. Negli ultimi due anni è diventato un posing molto statico, cioè i giudici devono capire la posa statica, quindi non apprezzano molto i gingilli, molto i movimenti. E se ci fate caso, sia un'Angelica che appunto una Ashley sono molto saltellanti, molto si muovono troppo, non danno modo di giudicarle nel modo corretto. Se poi messa a confronto con una stessa Pesini, poverina, che ha fatto sesta, o la stessa Janet, che si muovono il meno possibile, diciamo che è come se cozzassero contro la New Age. È come vedere, non so, una bikini con un posing di 10 anni fa nel 2020. E il giudice questa cosa qua la nota, soprattutto se si tratta di fisici con delle pecche, come può essere appunto una stessa Angelica, di cui poi parleremo, e una stessa Ashley, che non hanno dei fisici privi di pecche, come può essere, tra virgolette, una Pesini dello scorso anno che si metteva lì inchiodata e aveva chiuso la gara. Hanno delle cose da nascondere, quindi più si muovono e peggio è. E questa cosa si è vista soprattutto al pre-judging, dove la forma non era al top di tutte, e infatti chi si muoveva e saltellava troppo si vedeva soprattutto di back. Quindi capite che lì anche i giudici, quando vengono dettati dei criteri, queste cose sul palco le paghi. Quindi abbiamo visto proprio questa differenza di posing della vecchia generazione con la nuova generazione. Sì. E infatti la Janet, indipendentemente dal fatto che possa piacermi o no di fisico, però ha un posing molto buono, occhio, cioè quando si poggia, eh? Cioè nel senso, un'Angelica, se voi vedete anche nel video che Ludo ha mandato prima, è un continuo cercare di dimostrare con i movimenti, cioè è sempre la testa si è mossa mille volte. Sì, vero. Cavolo, la Janet quando si inchioda lì è da dire, è come volesse dire: sono forte, io sto ferma, anzi guardami perché mi fai la grazia, ma io sono la più forte. L'Angelica si muove troppo, come per dire: sono insicura, dai, guardami, ti prego. Cioè è un approccio diverso che arriva ai giudici, e dato che la maggior parte adesso stanno posando molto piano, chi si muove troppo oppure fa troppi gesti col viso automaticamente sembra fuori dal coro, diciamo. Che guarda, poi ti dico, preferisco adesso io preferisco il moderno, ma anche cioè, dopo un po' che si muovono ammiccamenti, spostando le pelli, la spalla, basta. Esatto. Ma è come vedere i men physique, quando io vi parlo anche negli amateur, nei pro e tutto, quando ai tempi si muovevano, non continuo a muoversi, che cazzo ti muovi, stai fermo, come fa un giudice a giudicarti? Esatto. Ma la stessa cosa vale per tutte le categorie, cioè teoricamente, per semplificare comunque anche il lavoro dei giudici, tu devi essere una statua, fermo. Se continui a muoverti, anche perché tra l'altro uno ci pensa, mentre ti muovi magari perdi leggermente l'addome, perdi leggermente la contrazione, la linea, cioè tu devi essere una statua impeccabile dal primo all'ultimo secondo che sei sul palco. Mentre posi, becchi la posa, tienila, così almeno i giudici non sei, magari durante la T-Walk è un conto, perché sei da solo, guardano solo te, che la T-Walk è la presentazione che uno fa, la sua presentazione singolo sul palco. Ma durante i confronti i giudici devono avere il tempo comunque di guardare te e magari gli altri 8, 6, 10, 15 che sono sul line-up, dipende quanti mettono sul line-up. Quindi devi stare fermo, e perché magari il momento in cui ti stai muovendo, stai cambiando la posa, eccetera, un giudice è proprio quello, il momento che ti sta guardando, e quindi non ti prende in considerazione.
Quindi il posing devi provarlo, tenerlo per secondi e secondi, perché tante volte nelle gare magari ti tengono nella stessa posa 20-30 secondi. Se tu non sei allenato, non sai tenere le pose, non sanno giudicarti. E un continuare a muoversi è anche sintomo, come diceva Giuseppe, di insicurezza. Quindi, boom, prendete la posa, fermo lì. Esatto. Vi allenate e lì almeno vi giudicano. Ma infatti, fateci caso, raga. Allora, loro, almeno quelle bikini che io prima ho nominato, tra cui la Ashley, la appunto l'Angelica, muovendosi troppo, io ho visto degli errori madornali, soprattutto quando hanno chiamato la Ashley a call out, che era all'estrema destra. Quando le hanno chiamato la posa frontale, lei continuava a muoversi, ma tutte erano con le spalle rivolte ai giudici. Lei era completamente laterale. Cioè, si è Olimpia. No, capisci? Cioè, nel senso, cavoli, ma hai studiato il posing? Cioè, è proprio una condizione diversa. E io, cioè, io ho visto, ti giuro, Giorgia, dei posing a questo Olimpia non basso livello, molto di più. Cioè, veramente, ho visto delle cose, a parte molto standard per tutti, io ho visto molte amateur posa molto meglio, erano tutte uguali, chi si muoveva meglio, chi si muoveva meno, si è piazzata meglio, fondamentalmente, anche perché ne erano tantissime, quindi se tu ti muovi anche troppo, è finita. Quindi, ragazzi, è un po', diciamo, è stato un po' proprio questa divisione tra atlete che posavano con il vecchio stile e il nuovo stile. Beh, c'è anche il discorso che col Covid probabilmente l'accesso all'Olimpia è stato un po' falsato, perché magari in certi paesi molti atleti non hanno proprio zompato le gare, quindi c'erano probabilmente delle gare in cui fare punti era più facile. Può dipendere da tanti fattori, però cioè, nel senso, per il discorso del accedere all'Olimpia a punti anche, c'è chi è d'accordo e chi non è d'accordo. Il problema è che da un lato nella maggior parte dei casi ti va bene, però vedi anche alcuni anni in cui ci sono degli atleti che dici, cioè, ma questo sta all'Olimpia? Dovrebbe essere il top del top, cioè non dovrebbe esserci un professionista, cioè dovrebbe essere il meglio, punto. Sì, poi ci può stare uno che sta là per fortuna, però di base dovrebbe essere il meglio. Ma infatti, guarda, io, come dicevo anche a voi durante la diretta, guarda, mi ha fatto male al cuore vedere la Stoico ultimo call out confrontata con una ragazza filippina con i capelli pel di carota che era grassa, ragazzi. Sarò crudele, ma come dicevi anche te, io gli ultimi tre call out, diciamo, non in forma per una gara, esatto, certo, certo, però gli ultimi tre call out non era un livello neanche da pro qualifier, cioè non parliamo neanche di professionismo. Quindi, come ha detto Ludo, ci sono dei meccanismi di qualifica per l'Olimpia che andrebbero rivisti, ma ripeto, anche lì la Stoico messa ultima perché secondo me comunque era appunto troppo grossa sotto gluteo gamba, però ragazzi, sembrando in Olimpia c'è anche la condizione, nel senso, vuoi dare un segnale, ma dai anche un segnale a ragazze fuori forma di non venire all'Olimpia, perché se mi metti la Francesca di fianco a un line up che sono 3 mesi in ritardo di condizione, anche lì mettiti una mano sul cuore, ovviamente rivolto alla capogiuria dell'Olimpia, della serie, ok, era troppo glutei e troppo gambe, ma le altre erano in off-season, e quindi capisci che anche lì mi spiace vedere comunque un atleta abbastanza in forma, messo, non perché italiana, l'avrei detto per chiunque, però ecco, vederla in fondo non considerata, cioè l'ultimo call-out era imbarazzante con quelle che aveva di fianco, e stiamo parlando di un atleta che ha vinto comunque 2 gare in Europa, e comunque è sempre in forma, cioè veramente un peccato. Ecco perché vi dico che i giudici hanno avuto molto coraggio sto giro, cioè la Pesini era penultima, cioè io non mi vergogno però a dire. Quello che dico io, se tu mi metti una Pesini fuori categoria, me la metti sesta, esatto, e una Stoico me la puoi considerare fuori categoria, me la metti all'ultimo call out. Ecco, infatti lì dovevano dire, appunto, come ho detto prima, sai, la Pesini è andata sesta non perché bene o male era meno peggio della Stoico, la Pesini era lì perché era la Pesini, perché se no era penultima. Però cioè, secondo me con Francesca avrebbero dovuto fare una cosa, va bene, ok, non stai rispecchiando il canone che vogliamo lanciare adesso, quindi non so, sei troppo tirata, sei troppo muscolare, va bene, ma non ultimo call out. No, cioè, esatto. Cazzo, sì, cioè, sì. Comunque ti hai presentato un atleta in una condizione che forse sul palco non aveva nessuno, perché la sua condizione nel fronte, nel back, il gluteo che aveva Francesca Stoico, cioè ragazzi, stiamo parlando di un atleta super top. Va bene metterla fuori categoria, allora a sto punto l'ha messa ultima, ok, come per dire, non è la tua categoria, ma ragazzi, non metti fuori categoria una che ha vinto nei 2 mesi precedenti 2 gare da professionista, perché sennò sarebbe stata messa fuori categoria anche lì. Quindi se la stai considerando troppo eccessiva per quello che tu vuoi lanciare, non lo so, mettila settima dietro, no, anche la Pesini, però vedi,
anche perché le ragazze che erano nel lineup con la Francesca, io non credo abbiano vinto gare negli ultimi mesi né negli ultimi anni, secondo me ci sono andate per sfumatura di punteggio. Però poi vedi, è stata un'Olimpia strana, perché anche la ragazza vincitrice ad Alicante, la ragazza biondina costume viola, Buona. Esatto, lei è finita fuori anche lei, quindi anche lì capisci che, cioè, se hanno messo fuori anche lei, che era comunque piccolina, una bambolina, dici ok, allora i criteri dove stanno andando? Quindi capisci anche che fondamentalmente, come dicono in molti top trainer in Italia, gli europei hanno poco peso politico in Europa, cioè si vede veramente delle volte la carta d'identità, ma io ci credo a questa cosa. Cioè, la ragazza aveva vinto l'Europa di Cante, Sì, ha vinto la gara più importante d'Europa, è andata lì a pettinare le bambole, cioè, stiamo parlando di quello. Cioè, quindi ecco, secondo me a quei livelli, ecco, è giusto che si sappia, la carta d'identità conta, la cittadinanza conta, dove arrivi dall'Europa, boh, non ti caghiamo, cioè, a meno che non sei fotonico, lì, è, cioè, ripeto, la storia comunque è a buona forma, Sul fatto fotonico, Francesca secondo me era fotonica, ma parlando poi di men physique, quando ne parleremo, cioè Riccardo ha portato una condizione e un back, io non so chi l'abbia portato sul palco dell'Olimpia. Passiamo ai men physique, sì. Perché così almeno non andiamo troppo per le lunghe. Va benissimo. Allora, partiamo da quelle estetiche e poi progrediamo con le altre. Allora, è soltanto per tirare, semplicemente dire che Una cosa interessante riguarda appunto le italiane, infatti vedi, l'inversione di tendenza è dimostrata dal fatto che Alessia Facchin, più compatta, che comunque non ha mai vinto in Europa, cioè la storico ha sempre battuto l'Alessia Facchin, la storico ultima, la Facchin per me meno forte della storico, ma più compatta, si è piazzata meglio. Cioè stiamo parlando di quello, quindi vedi, lì è stata un'inversione strana di tendenza, Sì, che dopo fino al quindicesimo posto sono in ordine, quindi prima, seconda e quindicesima. Dal sedicesimo in poi sono tutte sedicesimi, quindi la differenza fa poco, però un conto è essere chiamate magari al quarto con l'auto, un conto al sesto. Ah, sì. Cioè, lì magari al quarto con l'auto hai anche la possibilità di rientrare nelle prime 15, probabilmente, magari, allora, teoricamente, numericamente no, se sei nei primi tre call out, essendo appunto le prime 15 considerate in classifica, dovrebbero essere solo quelle. Però sai, magari nel quarto call out ti mettono al centro, stanno valutando magari con alcune ragazze che erano ai lati del terzo call out, quindi appunto in ordine di classifica un pochino più indietro di quelle che invece sono arrivate più avanti, ovviamente, e magari sono interscambiabili. Invece se tu arrivi proprio fuori, quindi quinto, sesto call out, in classifica non ci arrivi, arrivi sedicesimo e tutti sono lì, vieni messo solo in ordine alfabetico. Io credo che prossimo anno, se insomma continuano a lavorare bene, rivedono alcune cose, le Tila e la Dori possono far tanto, possono dir tanto. Ma quello che dicevo anche prima, attenzione, perché io credo che Isa Pecini abbia ancora tanto da dire, e spero che a questo punto il preparatore, che ricordiamo è Panain, faccia insomma il suo dovere. Lei potrebbe finire come Sadik, ossia potrebbe cercare di fare il passaggio di categoria, perché magari si impalla un paio di anni e non vince, e il passaggio di categoria però non è ragazzi, abbastanza per allora la per la wellness, che poi comunque tante ragazze, tante wellness, noi abbiamo la Irene che è un'atleta professionista wellness, comunque vogliono una categoria e voglio che ne parliamo. Ragazzi, per fare la wellness si dice ci devi nascere wellness, no? E io sono d'accordo, da un punto di vista strutturale non ci si può improvvisare wellness solo perché si diventa bikini un po' più grosse. No, puoi avere le ossa molto grosse, la piscina fuori ossa, perché tanti facevano pensare, cioè tante ragazze pensavano di andare a fare la wellness e andare appunto in una categoria bikini fuori forma, no? Sì, esatto. Adesso no, le wellness hanno standard, lo stanno comunque precisando bene, e quindi devi andare super tirata, esatto, con un lower più sviluppato alle bikini e un upper più sviluppato alle bikini, esatto, non troppo sviluppato. Ma anche, perdonami Giuseppe, quindi volevo concludere, e quindi ok, posto che da un punto di vista strutturale insomma ci devono essere dei presupposti, a livello di proprio volumi di lavoro ipertrofico, Isa veramente ha da fare una gran fatica prima di riuscire a essere competitiva nelle wellness. Sì, fa meglio a tra virgolette catabolizzare sotto, esatto, e scendere, ma ci metterebbe poco. Ma vedi, anche proprio secondo me le wellness, allora, che da casa le varie wellness non me ne vogliano, è una struttura più tozza,
di una bikini. Cioè, infatti, poi quando ne parleremo lo dirò, perché quest'anno ho visto veramente tante di wellness, perché è quella che va più di moda adesso come categoria, forse più dei classic. Per fare la wellness devi essere più tozza, quindi non troppo slanciata, le ossa non devono essere sottili come un'Isa. Un'Isa sembra grossa sotto, ma è tremendamente sottile, infatti viene da un passato comunque di sottopeso, e occhio, non ce lo dimentichiamo, quindi molto sottile, ossature, giunture sottili, cioè dovrebbe mettere veramente una quintalata di chili su per essere una wellness, ma non lo sarebbe mai, perché becchi una wellness con le ossa più grosse, più spesse. Cioè, io per intenderci, una ragazzina, è quello che mi sento di dare alle ragazzine molto giovani che sognano di fare wellness, ecco, la wellness è la classica gamba da pallavolista, da beach volley, ok? Quindi ginocchio largo, gluteo, nel senso, ecco, nel senso, comunque ci vogliono quelle gambe, quelle gambotte lì, ecco, io le chiamo gambotte. C'è una che è molto esile, non potrà mai fare la wellness, a meno che non ci mette dietro dell'altro, ok? Però la wellness è molto più tozza di una bikini, la bikini è più slanciata, poi, più ci sono delle bikini. Come esempio, per esempio, la Vivi Winkler. La seguite. Sì, lei è veramente tanta, sì. Ecco, però anche, per esempio, gli allenamenti che fanno. Sì? Cioè, muscolatura del genere, perché devi avere una genetica e tutto. Però se vedete gli allenamenti, specialmente del lower body, quindi esatto, della parte del corpo, della Vivi Winkler, cioè, lei arriva veramente a piangere ogni serie e ogni allenamento. Cioè, poi c'è la sua coach, quella praticamente, come si chiama? Non mi ricordo. E comunque c'è, cioè, veramente è proprio sadica e arriva a distruggersi, ma fa di quegli allenamenti con quei pesi e delle masse muscolari, così si raggiungono solo ed esclusivamente facendo determinate allenamenti. Adesso vi faccio ridere. Ho seguito nel posing la Valentina Mubrock, che è campionessa italiana wellness, molto giovane, a 20 e passa anni. Sai cosa mi raccontava? 23. Lei al primo allenamento della sua vita in palestra con suo marito, che è anche il suo coach, fece scuotto con 100 kg. Cioè, mai fatto allenamento, gambe, primo scuotto 100 kg, ragazzi, è la sua wellness. Però se analizzate appunto il fisico, le wellness, come vedete, sono più forti. Diciamo che non è la pesina. Buongiorno! Non è assolutamente. Tra l'altro, ecco, Giuse, questa cosa di usare le bike per le sessioni gambe è allucinante. È una figata, ragazzi. La spin bike. La cosa che volevo dire a Giuse è che quello che tu hai definito come pallavolista sei stato molto molto elegante, perché qua a Roma le definiamo le cavalle. Sì, esatto. La cavalla. Cioè, no, perché ti dà l'idea, deve essere proprio, vedi? Cioè, una cavalla. Boom! Sì, diciamo, ecco, non deve esserci nulla di aggraziato e utile in una wellness. La wellness non è né aggraziata, è anche un posing molto più aggressive, vedi? Sono molto rotonde, sono forti, Però ecco perché molte wellness, Giù ti prego non farmi puttaneggiare troppo, non ne ho la più pallida idea, perché le wellness non devono svolazzare, le wellness devono posare veramente tanto, cioè un fisico e un'etica completamente diverso. Cioè, come detto, guarda il video della pressa, bravo, questo. Ecco la piana. Esatto, sì, cioè, ecco, questo per farvi capire come si allena e come dovrebbe allenarsi nella maggior parte dei casi un atleta che comunque vuole costruire muscolo, che poi sia bikini o wellness, però ecco, sì, in questo caso wellness. Ecco, poi un'altra cosa, raga, secondo me, come ha detto anche la Giorgia, ci nasce wellness, ma oltre a tutto come predisposizione a uno squilibrio del lower body rispetto all'upper body, cioè non è che tu ti ammazzi di parte inferiore e porti i glutei e le gambe, devi avere una predisposizione proprio genetica allo squilibrio della parte inferiore del corpo. Se tu vedi al San Marino Cup, non al San Marino Pro, al San Marino Cup, vinse una ragazza seguita dalla Casoni, sudamericana, giovanissima, ok? Lei aveva uno squilibrio, cioè sopra era più piccola di una bikini, sotto era gigantesca. Cioè, ma a quell'età lì, quanti anni di allenamento vuoi avere alle spalle? Ben pochi. Quindi capisci che quella c'è nata, immagina tra qualche anno cosa diventerà, ok? Ecco perché io dico sempre, cioè, ragazze, ok, la wellness è una bella categoria, ma usate la testa, cioè, perché poi è anche molto genetica come categoria, perché stiamo parlando di una categoria nata comunque in Sud America, e se vedete quell'etnia come sono, tutti con i glutei e le cosce grosse, cioè, ovvio. Quindi, ma sai, Giuseppe, io non sono mai stato, a parte che qua Fala immagino che sia cedimento, perché fa tutto prente a Fala,
Sì, credo che sia tipo failure. Vabbè, questo è spacca, insomma. Ma io da quel che so è che in Brasile, vuoi anche per la componente, per il discorso che loro stanno, c'hanno tutto, praticamente è quasi sempre estate, quindi stanno quasi sempre al mare e c'è molto il discorso di stare scoperti. C'hanno una cultura radicata da un punto di vista di cultura fisica molto importante. E questo soprattutto in palestra, cioè mi hanno detto che di media si fa palestra seriamente, quindi anche per le ragazze c'è la cultura di andare in sala pesi da quando sono adolescenti e sfondarsi, anche perché al contrario magari di quello che può succedere in Italia, in sala pesi è veramente il discorso di prenderci le mazzate e sfondarsi. Noi in Italia ce l'avevamo tempo fa, adesso siamo un po' più fighettini, però veramente il discorso è proprio di ammazzarsi. E chi è stato in Brasile? Noi abbiamo un carissimo amico che è stato in Brasile per diversi mesi, più Anni. volte, per diversi anni e tutto il resto, e lui mi ha detto che c'è questa cultura che proprio tu entri in sala, ti spaventi da queste ragazze che fanno queste cose, che si cappottano totalmente. Quindi il discorso è che, sai che se tu nasci e cresci e quando arrivi a una certa età inizi a fare palestra, un po' coi cavetti, eccetera, è un discorso. Se tu da quando sei adolescente entri in sala pesi, viene l'istruttore, dice vieni qua bella, vieni qua, e inizi a buttarti sotto 100 kg di squat e ti ammazza ogni giorno, C'è la logicamente. struttura di base e via, esce fuori quel che esce Sì. fuori. Comunque questa è un'altra Ma storia, infatti. Esatto. sicuramente approfondiamo quando parleremo delle wellness nello specifico, È però andato. io credo che abbiamo detto già tanto, abbiamo comunque già delineato le varie differenze, no? Molto. Sono Ah sì, contenta di molto. questo. E poi soprattutto siamo comunque tutti d'accordo, impressionante, cioè quanti siamo? Siamo in Ma cinque, sai, ma non è d'accordo. difficile da inquadrare come categoria, quello sicuramente. A parte che ce ne sono veramente tante che si stanno affermando in Italia o che vogliono fare la wellness, però ecco, bisogna stare attenti, Davvero. ragazzi. Mi sarebbe questa.